Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma Io Ci Provo, il programma di cucina targato 264. Oggi tante pentole qui, ma non vi mettete paura perché in realtà la ricetta sarà molto 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 semplice. Intanto però noi facciamo come sempre gli onori di casa e andiamo a scoprire chi ci sarà con noi in regia dall'altra parte. Buongiorno, chi c'è, chi abbiamo? Buongiorno Manuel. Come stai Daniele, tutto bene? Bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora ti faccio sbirciare qualche indizio anche se manca, okay. Però ecco dai, dovrebbero bastare questi spaghetti. Quindi oggi andiamo di primo piatto, prepareremo un primo piatto molto goloso che sono sicuro vi piacerà. È un'alternativa alla solita carbonara e sarà una carbonara un po' diversa dal solito. Intanto però io direi che dobbiamo fare gli auguri come sempre, lo sapete, noi ci teniamo, dobbiamo festeggiare anche oggi un compleanno e allora torta, musica maestro, perché oggi andiamo a festeggiare Paola che compie gli anni. Carissima Paola, tanti 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 auguri. Padova da Firenze, bellissima città tra l'altro, da cui manco da un po' di tempo, forse troppo tempo. Daniele, quando sei stato l'ultima volta tu a Firenze? Tanti anni fa. Me lo ricordi? No. Devo tornare a Firenze. Anche bene, io. Allora, ancora tanti auguri a Paola. Io vi ricordo inoltre che se volete festeggiare i vostri compleanni è semplicissimo, ci scrivete sulla nostra pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Colgo l'occasione inoltre per ringraziarvi per i bellissimi messaggi che ci sono arrivati, che ci arrivano ogni giorno, ci seguite in tanti, siete sempre di più e questo mi fa veramente, veramente, veramente piacere. Poi non sapete che soddisfazione rivedere le nostre ricette nell'etere dell'Instagram con i tag Cusano Italia TV. Grazie. Bravi, così vi voglio bene 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 bene. Allora io direi che qui gli auguri li abbiamo fatti, Daniele lo abbiamo anche salutato. Sapete che cosa dobbiamo fare adesso? Daniele, che dobbiamo fare? Che facciamo? Ci diamo un po' di carica. Dai. Con il disegno del giorno. E voilà, guardate che bello questo mare con degli scogli, quanto mi manca il mare, ancora non sono andata al mare. Questo bellissimo disegno ce lo manda Fabio, di 13 anni, guardate che meraviglia, che artista, da Roma, anche lui qui come noi. Fabio, grazie davvero per questo bellissimo disegno, è stato fatto con i pastelli ad acquerello. Daniele, tu quando eri piccolo coloravi? Sì. Anche tu? Sì, sì. Ma te li ricordi i pastelli, quelli ad acquerello, che tu facevi col pastello e poi sopra, certo, con il pennello con l'acqua? Sì, sì, sì. Bene, bene, bene. Stesso discorso anche per i disegni. Scattate una foto e ce le inviate sui nostri social, la pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Ho detto che oggi facciamo una ricettina e allora qua che facciamo? Basta con queste chiacchiere, io direi che è arrivato il momento di mettersi all'opera, a cucinare, ma con chi lo facciamo? Lo facciamo con un ospite pazzesco, un grandissimo attore. Lui! Bruno Petrosino, classe 1992, è originario di Nocera Inferiore, ma vive a Roma dove svolge la sua carriera di attore. Diviso fra cinema e teatro, è uno straordinario interprete di alcuni monologhi, tra cui Ilse Stuttgart, Vedova Kaufman e Cartoline da casa mia, di Antonio Mocciola, rappresentato con successo anche all'estero, in cui è un indimenticabile Ikikomori. Grandi riconoscimenti anche per gli spettacoli in collaborazione con Mauro Toscanelli, in particolare Occhio al cuore di Emiliano Metalli, vincitore del concorso Idee nello Spazio 2020 al Teatro Lo Spazio di Roma, prodotto da Ipazia. La sua prima grande passione è la musica, mentre per quanto riguarda la cucina pare non sia pervenuta. Oggi però ce la metterà tutta. E allora Bruno Petrosino, in bocca al lupo e benvenuto nella cucina di Cusano Italia TV. Bruno Petrosino, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Siamo in un periodo faticoso, però. Perché c'è bene. Tanto lavoro? Per fortuna sì. Per fortuna dopo, sì, giustamente. Dopo un periodo molto. Molto lungo, faticoso, di stallo. Di stallo, di attese. E appunto per poter voler tornare al teatro. Allora, prima di iniziare io voglio ringraziare la collega Francesca Pierri per la voce di questa bellissima presentazione, però ci dobbiamo scusare con il maestro. Maestro, l'autore Antonio Mocciola, che comunque Mocciola, si pronuncia così. Mocciola, Mocciola, che salutiamo, che salutiamo. Ciao Antonio. Un grandissimo professionista. Dunque, tu sei un attore?
sono un attore. Sei giovanissimo, lo dico perché siamo più o meno coetanei, quindi lo sottolineo. Certo, sei originario di Nocera Inferiore. Sì. Poi ti sei trasferito a Roma. Ho praticamente vissuto sempre a Roma. Ah, cresciuto. Sempre. Ah, sei cresciuto a Roma? Sì, sì, sono cresciuto a Roma. A che età sei arrivato a Roma? Verso gli 8 anni, però dopo aver vissuto un periodo in provincia di Viterbo, ho sempre bello, vissuto Castel Sant'Elia, un bel borghetto zone. Molto carino. Molto... Belle zone. Sì. E come si vive lì? Ero molto piccolo, era un posto carino. Molto bello. Però comunque Roma è Roma, certo. Nei suoi casini però comunque... È chiaro, soprattutto poi magari per il lavoro dell'attore, sì, immagino. Bisogna essere presenti. Bisogna essere presenti, posti. Giustamente. Allora abbiamo detto che sei un attore, ti dividi fra cinema, teatro. Nasco dal teatro, però ho avuto le mie prime esperienze anche di cinema. Sì. Bene. Però la cucina abbiamo detto che non è pervenuta. La cucina non è pervenuta. Dici, allora che ci faccio oggi in un programma di cucina? A casa in forma, io ci provo, ci proviamo. Io ci provo, io infatti direi, bravo, si chiama io ci provo, giustamente. Il tuo piatto preferito? Sulla mia alimentazione ci sono delle storie da raccontare che sono un po' inquietanti. Dovremmo fare una puntata a parte? Sì, proprio ma anche un po' collegato alle riviste psichiatriche. Addirittura. Ti posso dire che la mia passione più grande, e lo sanno anche tutti i miei amici, chi ti conosce? Sono i biscotti. Ah, ecco, quella i è la, biscotti. Cosa che, la cosa che proprio mi appassiona. Quindi non cucini? Incredibilmente. Il mio migliore amico in cucina è il microonde. È il microonde, quindi abbiamo capito che compri e scaldi, giusto? Compro, scaldo, qualche volta vado fresco, vado di fresco, insalate. Però veramente la cucina ci ho provato in tutte le maniere. Non fa per te. Non fa proprio per Ma me. Ma no, ben detto l'ultima parola, perché oggi siamo qui e magari chissà. Riesce a fare qualche... Sì, assolutamente sì. Qualche cosa riesco a fare. Ha fatto di gusto invece come sei messo? Sei una buona forchetta? Sì, ma quello sì. Amo mangiare, ma non mangiare, cucinare. Cucinare. Sì. Mio caro Bruno, per te oggi la carbonara ti piace? Da morire. Ecco, però oggi noi faremo un altro tipo di carbonara, va bene? Facciamo un'alternativa, facciamo una carbonara di piselli. E allora, vediamo pure insieme la grafica di questa ricetta, così vi segnate tutto ciò che vi occorre. Non ti spaventare, Carbonara con pisellini, 4, dipende chiaramente dalle quantità, da quanta fame avete. 400 g di spaghetti, 400 g di pisellini, di quelli congelati, 50 g di parmigiano, zafferano in polvere quanto basta, 2 belle uova, uno scalogno, sale quanto basta, pepe quanto basta, olio evo quanto basta e burro quanto basta. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono, va bene? Ci proviamo, Bruno? Ci proviamo, dai. Allora, facciamo così. La prima cosa che io ti faccio fare, tu sai che cos'è uno scalogno? Una specie di cipolla. Bravissimo, un mix fra, eccola qua. Ce l'abbiamo, fra un aglio e una cipolla. Okay. Ok, allora io non so se tu l'hai mai tagliato. E allora bene, oggi in esclusiva per Cusano Italia TV, per la prima volta, l'attore Giulio Petrosino taglierà uno scalogno. Ti do un coltello Bruno, che ho detto? Sì, perdonami. Giulio, vabbè. Giulio, Bruno, scusatemi, perché dopo c'è un'altra domanda su Giulio. Sì. Allora, fai piano, non farti male e mi fai questo scalogno a pezzettini. Va bene? Pezzettini piccoli. Sì, diciamo. Allora togliamo prima di tutto la camicia, diciamo così. Okay. Anche tagliandolo col coltello, se lo tagli a metà. Tagliando a metà così. Sì, anche così già dovrebbe andare via. Tra l'altro i coltelli, anche se non ho mai cucinato, i coltelli in scena li uso molto spesso. I coltelli in scena li usi molto quindi spesso. Sì, il monologo Ilse Stuttgart, pure in Occhio al Cuore, è uno dei miei oggetti feticci in scena, che o almeno tornano. Negli ultimi tempi, ci sono ritrovato spesso a usarli. Quello e il nudo, quelli sono i due must, diciamo. I miei must scenici, diciamo almeno fino adesso. Per ora, questo sì. È.
Bruno, tu come ti sei avvicinato al teatro, alla recitazione, diciamo così, in generale? La mia prima esperienza nel teatro è capitata verso i 16 anni. Ok, avevi 16 anni. In cui anni. Avevo fatto da assistente alla regia a un regista teatrale molto bravo che si chiama Giampiero Cicciò. E gli avevo fatto da assistente in questo spettacolo che andò in scena al festival di Taormina. Sì, un bellissimo festival, molto importante, rinomato. Nel 2009. Questo spettacolo si chiamava Pertus ed era un testo francese di Jean-Marie Besset che trattava di adolescenti. Ok. Io all'epoca appunto avevo quell'età. Avevi età. E quindi mi ci sono immedesimato in maniera incredibile in questo spettacolo, un testo molto bello, poi degli attori eccezionali. Sì. È stato veramente un'esperienza che mi ha fatto innamorare del teatro. Io all'epoca già studiavo canto da tanto tempo, musica, un po' di pianoforte. Che tipo di canto studiavi? Leggero, anche se ho cantato in un coro gospel per tanti anni e adesso canto anche in un altro coro che si chiama Parrucoro. Ed è un coro. Parrucoro perché? Un coro perché è una bella... Ma diciamo perché si chiama Parrucoro? Ah, perché Parrucoro? Perché è nato in un negozio di parrucchieri. Ok. Questa è la storia che mi hanno... Sì, ma che bello, non lo sapevo, dimmi, raccontami, non lo so sta cosa. Allora, è uno dei cori LGBT di Roma. Sì. E, insieme al Rainbow, insieme al Sin Coru. Sì. È nata così, diciamo, un negozio di parrucchieri, fra amici, immagino. Fra amici, poi ci sono da un paio d'anni, quindi so la storia relativamente. Però comunque partecipano a tante manifestazioni, tra cui il Festival Cromatica, che è la rassegna nazionale di cori LGBT, che quest'anno si terrà a Roma, il 3, 4 e 5 giugno. Ok, segniamo la data. 3, 4 e 5 giugno. Allora, non so se questo è... A pezzettini? È abbastanza, sì. Okay. Va bene, senza... così a pezzettini, così a dadini, come riesci? Ah, interessante, quindi. Senti, allora fammi sentire qualcosa, proprio così. Scusa, lo so che non si fa. Quello che ti viene. Quello che mi viene. Una strofina, dai. For the longest time. Pazzesco. For the longest. A giugno, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, segnate la data. Tra cui la serata di gala che si terrà al Teatro Brancaccio. Al teatro, niente poco giugno. Di meno che al Teatro Brancaccio, signori. Per cui qui ci reciterò dobbiamo, anche delle poesie di Pasolini. E reciterai anche delle poesie di poesie. Sì. Oh, molto bene, molto bene. Quindi a 16 anni questa esperienza con appunto questa sceneggiatura che abbiamo detto trattava tematiche adolescenziali. Poi insomma quando si parla di adolescenti c'è tanto da dire. La nostra rete se ne occupa molto spesso perché è una fascia d'età bella importante, bella ricca che dobbiamo tutelare, dobbiamo incentivare, dobbiamo valorizzare. In cui succedono anche le cose più... Le cose più belle e le cose più brutte. Le belle più brutte, anche appunto impattanti. Per bravo, poi possono essere determinanti, diciamo così, no? Ancora un altro pochino, ancora diciamo così. Sì, e ci siamo, no? Ma sei bravissimo. Quindi veramente un'età importante. Tematiche che poi comunque tu hai trattato anche con altri spettacoli. Io ad esempio, noi ci siamo conosciuti poco tempo fa al teatro Off di Via Giulia qui a Roma perché tu hai portato in scena un bellissimo testo, Cartolina da casa mia. Cartolina da casa mia di Antonio Mocciola. Di Antonio Mocciola, che tratta diverse tematiche. Allora io intanto accendo, così e poi torniamo al... Così, questo va benissimo, va benissimo così. Allora guarda, adesso vado io. Bravissimo, comunque devo dire per la prima volta sei stato molto molto bravo. Allora che facciamo? Mettiamo lo scalogno che il nostro Bruno ha fatto a pezzettini ed è stato bravissimo. Ok, lo mettiamo in una padella, ok, così, e lo lasciamo andare con qualche pezzettino di burro. Lo facciamo piano piano appassire. Voilà. Una ricetta che potete fare veramente tutti a casa. Ecco qua, basta così, non occorre altro. Abbiamo detto quindi cartoline da casa mia.
Torino a casa mia è un monologo che tratta di un ragazzo fosco che è un hikikomori. Hikikomori, questa parola molto molto importante, questo fenomeno di cui si parla molto e si deve anche parlare. Un fenomeno nato in Giappone negli anni Ottanta, però diffusissimo adesso in tutto il mondo, anche in Italia. Anche in Italia. C'è un'associazione, ci sono varie associazioni, tra cui Hikikomori Italia, che si occupa, diciamo, del sostegno di questi ragazzi, delle famiglie. È un fenomeno che tratta questi ragazzi, per lo più adolescenti, anche se non solo. Di questi ragazzi, non solo adolescenti, esatto, che d'improvviso si chiudono in casa perché si rifiutano di affrontare la società per una serie di motivi, tra l'altro. È più una motivazione sociale, proprio una ribellione verso la competizione, verso i canoni del mondo. Quindi a un certo punto questi ragazzi, che magari fino al giorno prima facevano una vita tranquilla, relativamente magari, andavano a scuola, stavano con gli amici, andavano a nuoto, in palestra, tutto quello che facciamo quando siamo adolescenti. E che succede? Si rinchiudono fra le loro quattro mura e si sentono al sicuro lì e si escludono da tutto, pure dalla famiglia. Non aprono la porta a nessuno. Nel caso dello spettacolo, addirittura il personaggio fosco si faceva dare da mangiare attraverso una fessura alla porta. Ecco, esatto, attraverso una fessura. Perché si rifiuta di uscire addirittura dalla stanza. Neanche uscire dalla stanza per andare, sai, in soggiorno, in sala da pranzo, per mangiare, andare in cucina a farsi un panino. Niente. Forse il bagno ce l'aveva in camera, probabilmente. Almeno quello se lo augura. Però appunto, si organizzano in una certa maniera, essendo un fenomeno che appunto è molto diffuso, è una cosa abbastanza forte. Sì. Allora, nel caso poi del personaggio, che appunto è un hikikomori, non è proprio un trattato sull'hikikomori, ma è un pretesto, il fenomeno per raccontare la storia di questo ragazzo che, oltre a chiudersi in casa, rifiutarsi di uscire, lo fa nudo. Senza abiti, senza niente proprio. Senza intimo, niente di niente. Si spoglia del mondo, è fuggito dal mondo, anche perché in passato ha subito delle vicissitudini dalla famiglia, dalla scuola, che gli hanno fatto amare e odiare la nudità, il corpo. Ed è una cosa appunto sul corpo, come casa, come anima, come proprio abitato, abitare il proprio corpo, e stare bene nel proprio corpo, in un certo senso, affrontare la vita. Anche quello è importante. Allora, scusami, ti interrompo un attimo, torniamo giusto alla ricetta. Alla cucina. Allora, poi torniamo però, perché è importante. Allora, burro fuso con lo scalogno lo facciamo appassire. Mettiamo i nostri pisellini congelati, eccoli qua. Li versiamo dentro questa bella padella. Ok, e li lasciamo così andare. Adesso alzo un pochino la fiamma, così va bene, e aggiungo un mestolino, qui vedete che me lo sono portato avanti, un mestolino di acqua calda, così piano piano questi qui arriveranno alla cottura desiderata e li lasciamo andare così. Io faccio un passo indietro e torno al fenomeno hikikomori, perché devi sapere che se ne è occupata anche la nostra collega Deborah Carletti, che ha intervistato, è riuscita ad intervistare nonostante tutte le difficoltà, perché poi chiaramente uno, no, sta chiuso in se stesso, non vuole vedere nessuno, un ragazzo che appunto ha vissuto, diciamo così, questa fase, e ce l'andiamo a vedere un estratto. Prego. Ho 19 anni. Ok. Cosa fai di bello nella vita? Ho appena finito il corso di informatica e adesso cerco piccolo di trovare lavoro, penso. Raccontami un po' di te. Innanzitutto, ti definisci un hikikomori?
Diciamo di sì e no, perché comunque io non esco di casa perché non ho molti amici, non rimango chiuso a casa per molto tempo, perché non voglio vedere persone esterne, perché ultimamente, l'altro anno, proprio in questo preciso periodo, ho avuto un episodio abbastanza particolare. Cioè che in pratica ti racconto la storia. Ero uscito di casa, era successa una cosa con degli amici miei e io c'ero rimasto male, e per togliere il dolore ed ero rimasto male, avevo bevuto un po'. E da quella bevuta sono scappato di casa e sono andato con l'autobus da una parte a Roma. In un paese, in un parco che si chiama Parco Tuscolano a Roma. E niente, è successo che stavo conosciuto questo gruppo di ragazzi che ci stavo parlando, e niente, ad una certa loro mi hanno detto: vedi che c'è quello che ti sta guardando male. E io come comunque mi ero girato e c'ero questo qua, mi ha detto: dammi il cappello. Si era preso il cappello mio, non questo, un altro. Il mo ce l'ho qua, ce l'ho sempre, che sono la rubata di Squared. È un cappello comunque molto carino, che c'ha molti. E niente, lui mi ha tirato una pizza, cioè in pratica gli ho detto: ridammelo il cappello, prima di tirare una pizza. E io avevo un coltello in tasca. E avevo bucato la gamba. Ed è questo, poi quando sono ritornato a Roma, quando sono ritornato a casa, l'autobus è stato un altro ragazzo che mi ha voluto rubare il cappello. E io da quella situazione lì mi sono proprio isolato. Cioè già ero isolato molto prima, perché avevo dei problemi con amici. Allora, abbiamo sentito questo estratto di Deborah Carletti, che io saluto e ringrazio per questa intervista così, così preziosa. Stavo sentendo la storia, che appunto è impressionante come da un episodio, da qualcosa possono nascere, perché poi appunto dei traumi, dei segni escono fuori cioè rimangono per degli eventi, per cui il mondo certe volte è dovremmo essere è più attenti, esatto, dovremmo fare più attenzione, dovremmo essere più attenti, perché alle volte veramente basta poco, soprattutto a quest'età, una frase detta male, una battuta magari detta con leggerezza, dei rapporti, dei giochi, e purtroppo poi possono andare ad influenzare l'esistenza di un giovane uomo, di una giovane donna, ed è difficile poi tornare indietro e andare a guarire quella ferita. Però devo dire che oggi io sono contento, perché si sta facendo luce su questo fenomeno, se ne parla tanto, ci sono, abbiamo detto, associazioni che se ne occupano, poi ci sono anche dei registi e degli artisti, degli attori come te che portano luce su questo spettacolo con la vostra arte, per cui insomma complimenti, perché alle volte, vedi, io lo dico sempre, ci sono dei termini che meno male che sono nati adesso, i kikomori, ma anche il fenomeno del bullismo. Quando eravamo piccolini noi non è che si parlava di bullismo, ci dicevamo: ma quello viene preso in giro, no? Si parlava di... venivano quasi... Appunto, non erano difesi abbastanza. Perché non c'era proprio il termine. Oggi possiamo parlare di stalking, possiamo parlare di mobbing, e possiamo e dobbiamo intervenire. Quindi mi raccomando, se qualcuno di voi che adesso ci sta seguendo e si trova in questa situazione, un amico che sta vivendo, diciamo, una situazione analoga, se ci volete contattare, noi abbiamo una bellissima rete di psicologi e grandi professionisti, si fa quel che si può. Chiusa questa piccola parentesi, allora faccio rivedere al volo la grafica della ricetta che stiamo preparando oggi in compagnia di Bruno Petrosino: spaghetti, piselli, parmigiano, zafferano in polvere, due uova, scalogno, sale, pepe, olio evo, burro quanto basta. Burro qui con lo scalogno e i piselli, vado ad aggiustare con un pizzichino di sale,
eccolo qua, e una spolveratina appena appena di pepe, che poi tanto lo ritroveremo anche dopo, e lo lascio cuocere. Bruno, sai che facciamo noi intanto che i piselli piano piano arrivano a cottura? Ne approfittiamo, ce ne andiamo qualche minutino in pubblicità. La giacca della sei tolta, vedo che già fa caldo. Sì, in pubblicità caldo. Che ti offro? Non mi spoglio più, però nel senso mi devo altro stavolta. Perché dovevi sapere che giustamente no, a teatro hai fatto uno spettacolo, sì. Invece dove eri senza veli, diciamo così. Adesso ci andiamo a pubblicità. Acqua, caffè? Che ti offro? Qualcosina? Un po' d'acqua. Boh, vediamo qualcosa. Voi fate lo stesso come noi, qualche minutino di pausa, un bel bicchiere d'acqua, oppure perché no, un buonissimo caffè Ternana Cuore Umbro. A tra poco! Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia dell'attore Bruno Petrosino, eccoci, con cui oggi stiamo preparando una carbonara di pisellini, eccoli qua, una ricetta facile facile, buona e alla portata di tutti. Bruno, ci hai raccontato dell'ultimo spettacolo, ma non è finita qua, perché di spettacolo in spettacolo ce n'è un altro, io so, in corso, è vero? Ce n'è un altro in preparazione. E siamo lì lì, siamo lì lì perché andrà in scena a brevissimo. Daniele, la grafica per fare, eccola, io ed Elena, eccoci qua, io ed Elena, pazzesco, Mauro Toscanelli e Bruno Petrosino, dimmi un po' questo spettacolo. Questo spettacolo, appunto, diretto e interpretato da me e da Mauro, con cui abbiamo già fatto varie cose insieme. Infatti la nostra collaborazione è partita con Idee nello spazio, con quel corto teatrale che poi abbiamo sviluppato in uno spettacolo intero, vincendo il premio. Adesso ci stiamo preparando ad affrontare questo altro testo meraviglioso scritto da Donatella Busini, ed è uno spettacolo che parla di donne. Sono in scena due donne, una madre e una figlia. È un rapporto difficile perché la figlia, Elena, è appena uscita da una clinica psichiatrica, probabilmente per un tentato suicidio, comunque per qualcosa che ha fatto forse varie volte, e si accinge a tornare a casa dalla madre, per cui nutre un amore spassionato, mentre la madre in questo momento della sua vita si ritrova un po' a voler allontanare la figlia, perché ha bisogno di farsi una vita, ha bisogno di un uomo, cerca conferme da parte di un uomo ideale, poi comunque fa dei tentativi che non sempre riescono bene, e ha un po' questo rancore verso la figlia, però è un rapporto difficile da sostenere, ma è comunque un rapporto d'amore, è un rapporto di donne che hanno sofferto, e che però nonostante tutto ci sono l'una per l'altra. Certo, perché poi il rapporto fra madre e figlia, ma insomma qualunque rapporto, chiamiamolo di, non voglio dire di sangue perché non è così, no? Non è solo di sangue, però qualunque tutto... quando c'è un rapporto forte d'amore c'è un legame che unisce, che si sente, che va avanti, che perdona, che passa sopra a tanti dolori, anche a tante incomprensioni, problemi. E questa è la cosa importante. Io lo dico, quando c'è una difficoltà bisogna affrontarla, non deve mai essere un pretesto per lasciare le cose, per abbandonare. Quando sentiamo che qualcosa ci sfugge, che ci sta sfuggendo, non dobbiamo mollare la presa, è lì che la dobbiamo afferrare, secondo me. Appunto, senza fare male, senza stringere, senza distruggere, ma cercando di curare, modellare il più possibile, e facendo possibilmente del bene. Facendo a se stessi, possibilmente agli del altri. Bene. Allora, io adesso invece non vorrei farti del male, però ti faccio del bene pure io, perché è arrivato il momento di, caro Bruno Petrosino, di rompere le uova. Dimmi la verità, ma tu le uova le hai mai rotte?
Qualche volta sì. No, rompo qualche un'altra cosa. Le frittate. Io, vabbè, tantissimo. Il mio collega Mauro lo sa bene. Ti lascio rompere le uova? Proviamo a rompere queste uova. Vai, che allora, succede. Due belle uova, perché chiaramente è una carbonara. Vai. Dovrebbe uscire fuori. Bravissimo. Sono i cocci. Bravissimo. Questo. Ok, un altro. Sei stato bravissimo, devo dire. Bravo, bravo. Le frittate ogni tanto. Le frittate ogni tanto le fai, casa, eh? Sì. Con ingredienti improbabili, però vabbè. Con quello che svuota frigo più o sì. meno. Mm? Formaggio, l'aceto balsamico ci metto. Ah, ecco, proprio cioè. Sì, cose sì, folli. Cose però, turche, come però si sì, dice. Mi si diverte. Però ci si diverte, dei capisci? Mischioni, come si dice. Allora, abbiamo messo le uova. Mm-hmm. Adesso andiamo ad aggiustare con. Vado io, dai. Un pizzichino di sale, così appena appena per dare sapore. Poi mi vai con una bella macinata di pepe nero. Andiamo. Vai. Servirebbe qualcosa forse per. Aspetta, ecco. Ah, non so nemmeno come si. Così. Che pensavi? No, vabbè, che ne so, agitare. Come so, agitare e colpire. No, no, dai, bravo Bruno, va bene così. Va così bene va così. Bene? Vai, vai, un altro pochino. E poi ci siamo, perché chiaramente questa abbiamo detto che è una carbonara, per cui le uova ci sono, e ci sono anche intere. Solitamente io quando faccio la carbonara tradizionale metto un rosso a testa e poi un uovo intero totale. La prossima volta ti preparo una carbonara tradizionale, va bene? È buonissimo. Va però bene, vai. Con i piselli e lo scalo. Anche con i piselli lo proviamo. Sì, sì. Benissimo, bravo. Vabbè. Ok, adesso andiamo a grattugiare un po' di parmigiano. Questo. Dai, su quello riuscire, c'è. Senti, sì. Vedi se vuoi quella grattugia o se preferisci questa. Ma insomma, no, penso questa, che... no, con questa. Se non ci metto gli anni, potrebbe potresti anche funzionare. Fare il contrario, in realtà, cioè tenere così, il parmigiano fermo, esatto. Ok. Trova il tuo metodo. Così mi trovo bene. E allora procedi così. Procedi così. No, stai tranquillo. Intanto che noi qui ce ne stiamo con Bruno, io vi ricordo un po' di cose. Innanzitutto, tutte le nostre puntate le potete. Bruno, quanto sei alto? Io? 1,85. Niente. Redazione, cerchiamo. Allora, o mi date una pedana oppure degli ospiti. Un pochino più piccolini come me, bisogna fare qualcosa? Vabbè, fa niente. Io intanto che faccio un po' lo scemo, non è vero, divento serio, perché vi voglio ricordare che tutte le nostre puntate le trovate sul nostro canale YouTube, Cusano Italia TV. Trovate tutte le puntate, magari vi è sfuggita una ricetta, vi è sfuggita un'intervista, perché poi questo è un programma in cui cucina e ci si racconta e si parla, si ride, si scherza e si riflette pure. Inoltre, tutti i nostri appuntamenti sulle nostre pagine social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV, la nostra bella squadra di social media manager capitanata da Leslie, che saluto e ringrazio ancora una volta per il lavoro preziosissimo che fa, la faccio impazzire. Gli mando i video, gli mando le cose agli orari più improbabili, lei è sempre carina che mi risponde. Leslie, un giorno vieni qui e ti cucino tutto quello che vuoi, o ti porto direttamente a pranzo fuori, quello che come preferisci, forse mi sa che ti dice meglio. Daniele, che ti ridi, ti ho sentito. Poi, inoltre, c'è il nostro quotidiano online, Tag 24, by Unicusano, un quotidiano che sta andando alla grande, un quotidiano pazzesco. Trovate tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, attualità, cronaca, a posto così col parmigiano, approfondimenti, teatro, musica, cucina soprattutto. Bravo Bruno. Un'altra spolvera grattugiatina, no, di pepe, okay. E ci siamo. Quindi, ecco, grazie a Daniele in regia, questo è Tag. È Tag 24, vedete il nostro quotidiano, trovate tutte le informazioni, vi potete tenere aggiornati sia su quello che succede, purtroppo è un periodo storico molto complesso, ne stanno accadendo un po' troppe, ma poi soprattutto trovate le varie vostre passioni, il calcio, lo sport, il teatro, la musica e chiaramente la cucina. Bruno, sei stato molto 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 bravo. Adesso per te non è finita qui. Allora abbiamo detto che lì abbiamo messo, riassumiamo un po', due belle uova. Belle uova, aggiustato pepe. Di sale, pepe, l'hai macinato per bene, sì, e poi sei andato di parmigiano grattugiato. Mm? Mm.
È arrivato il momento però di buttare la pasta, perché se no qui non ce la facciamo, eh? E allora prendiamo i nostri qui spaghetti. Daniele, 10 minuti li conti tu? Va bene. Vai, allora sale grosso. Una bella manciata di sale grosso, abbondiamo, perché Daniele dice sempre che io cucino sciapo. Voilà, ecco qua. E lasciamo adesso cuocere la pasta. Quando parliamo di formati di pasta, per te, pasta lunga, pasta corta? Lunga. Gli spaghetti. Mi piacciono molto i capellini. Ah sì, quelli fini, fini, sì, fini, fini. Fini, lunghi. Però piacciono anche molto gli spaghetti, le linguine. Ah, come no? Abbiamo capito, quindi la pasta lunga, diciamo. Però mi piace tutta la pasta, nel senso. La pasta ti piace tutta. Sì, quello assolutamente. Sono pastaro, anche se ogni tanto qualcosa. Io proprio i condimenti della pasta proprio tutti, no, tutti li mangio tutti, però cucinarli, però cucinarli proprio, vabbè, abbiamo sono detto ancora che alla pasta al tonno, però oggi diciamo. Devo dire che ancora con la pasta tonno, pasta pesto oppure tonno e pesto, ma più tonno e basta, più solo tonno, perché dovete sapere che gli studenti, solitamente lo studente fuori sede, sì, è una cosa proprio giovanissimo, che appunto lascia la famiglia per andare nella città dove c'è l'università, in genere sopravvive con o pasta e tonno o pasta e pesto, o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, pasta, pesto e tonno insieme. Sono le ricette più... O con i biscotti o con oppure, le cose... Oppure giustamente Bruno addirittura va di biscotto. E che te lo dica a fare, grande che te lo passione. Dica a fare. Facciamo un po' di passi indietro ancora nella tua vita, andiamo a quando eri piccolino. Ma non se tu piccolino. Non avessi fatto l'attore, che cosa avresti fatto? Mia madre avrebbe voluto che facessi l'ingegnere. Ok. Però non mi ha mai preso. Non ti ha mai entusiasmato l'idea? Mi ha sempre appassionato qualcosa di letterario, di umanistico. Sì. A scuola ero molto portato per le lingue. Mm-hmm. Che lingua hai studiato? Ho studiato quasi solo inglese, però comunque l'ho parlato bene. Molto bene, cioè nel senso avevi una predisposizione. Una predisposizione per le lingue, poi comunque ho studiato anche all'estero, ho fatto delle vacanze. Dove studio. Sei stato? Diciamo, molto spesso, diciamo, per studio in Inghilterra svariate volte, certo. In Irlanda. Io ho fatto, diciamo, facevo le vacanze estive, diciamo, di studio in lingua in Inghilterra, Irlanda. È una cosa che è servita molto, certo. Però appunto si capiva anche la predisposizione per le lingue, oppure per i dialetti, oppure il francese. Magari mi trovavo in una settimana in Francia, in una settimana riuscivo a farmi capire, o in Spagna, non parlo una parola di spagnolo. Senza troppe difficoltà, però aggiungendo la S? No, sto scherzando. Anche facendo qualche mischione, anche come in cucina, di lingue, di un po' di inglese, un po' di spagnolo, un po' di italiano, un po' di qualche parola riesco a imparare. Sì. Oppure con i dialetti, qualcosa. Vabbè, insomma, avrei fatto un... Mi sarebbe piaciuto studiare... Diciamo, magari approfondire questo mondo delle lingue, che poi oggi le lingue è diventato un qualcosa che siamo arrivati a dare per scontato, nel senso che se fino a una quindicina d'anni fa l'attestato dell'Istituto British era un valore aggiunto, oggi quando i ragazzi vanno a fare i colloqui di lavoro, l'inglese lo devi sapere perfettamente. Abbatte sì. proprio, no? Beh, oggi quando si parla di lingue si parla di cinese, giapponese, russo, cioè l'inglese è una cosa, sì, dovrebbe essere è una così, cosa, è una sì, lingua internazionale. Sì. A me piaceva molto il francese, che tra l'altro ho studiato un po' da solo durante il lockdown. Lockdown. Allora andiamo al lockdown. Come è passato il tuo lockdown? Come l'hai vissuto? Lockdown appena dopo un parevo appunto del 2020. Sì. Quel periodo, dimmi un po' che facevi in quel periodo. Avevo appena finito una lunga tournée con Cartolina da casa mia, quindi comunque avevo fatto un... Sì. Che poi la curiosità è che, premesso che l'Hikikomori è una cosa che non... Che,
esiste da molto prima, che non ha nulla a che fare con la pandemia, con il lockdown, il virus, eccetera, eccetera. Però dal lockdown in poi, se ne è cominciato a parlare un po' di più a livello mediatico, anche se non ha niente a che fare. Però è stato inquietante quanto questo spettacolo, che comunque noi avevamo cominciato. Avete già cominciato, certo. Avevamo cominciato a lavorarci nel 2018. E quindi molto prima che si pensasse del. Quindi c'è stato detto che è stato una sorta di profetico, una sorta di atto profetico, che un po' inquietante, appunto, visto quello che poi è successo. È stato, diciamo, all'avanguardia. E quindi, vabbè, tornando al lockdown, è stato. Venivo da un periodo in cui avevamo lavorato tanto. E quindi a casa da solo qualche mese, non è stato così. All'inizio così... dici ti sei un po' riposato. Sì, poi vabbè, in compagnia dei fantastici biscotti che ogni tanto. Quelli sono sempre presenti. Infatti, poi detto. I chili. Poi dovendo fare gli spettacoli nudo, è sempre una tortura per me. Perché vorrei mangiare la qualunque. Mangeresti di tutto e di più. Però... Allora, torniamo invece a questo qui, questa bella preparazione: uova, parmigiano. Sale, pepe. Adesso ti vado a mettere un piccolo mestolino di acqua di cottura. Ti do una frusta e ti invito ad amalgamare il tutto. Facciamo una bella cremina per la nostra pasta. Al volo la grafica della ricetta, per favore. Così guardate che meraviglia. Mamma mia, poi lo vediamo. Allora, carbonara con pisellini: 400 g di spaghetti, 400 g di pisellini, 50 g di parmigiano, zafferano in polvere quanto basta, 2 uova, uno scalogno, sale quanto basta, pepe quanto basta e olio evo quanto basta. Ah, voilà, grazie per la grafica. A proposito di zafferano, lo dobbiamo mettere. E allora ti apro pure qui la bustina di zafferano, che gli dà quel tocco di colore ma anche di sapore. Eccolo qui il nostro zafferano, che è una polvere meravigliosa. Ah, guardate qua, è rosso lo zafferano. Guardate che gioco di colore, oggi un po' romanisti siamo. Bruno, sei tifoso? No. Non sei tifoso? Non sono tifoso. E non segui il calcio? L'ho seguito fino al 2008. Io dal 2008 in poi non ha so... Ha detto basta allo sport? Ho detto no, al calcio nei media, diciamo. Io pure ho giocato a calcio. Ah, giochi a calcio? Ho giocato abbastanza a calcio, calcetto, come portiere. E mi piace abbastanza quando... Però non sei tifoso? Non sono tifoso... Perché non lo so, non mi piace quello che c'è in mezzo. Okay. Lo sport anche. Sì. Anche lo sport mi piace, però non, quando ci sono di mezzo priorità che vengono date a un a qualcosa che è più popolare, in cui girano diciamo più soldi, più considerazione. Ho capito, questo aspetto diciamo non ti convince. È sempre sì, un po'. Andiamo al tuo tempo libero. Che cosa fai nel tempo libero? Tempo libero. Faccio molto tapirulan, che ho il tapirulan a casa, appunto cerco di riparare i danni dei biscotti. Dei biscotti, quindi ti tieni in forma col tapirulan. Ore di tapirulan per cercare di... amo guardare le serie TV. Sì. Amo... L'ultima che hai visto? L'ultima che ho visto è un anime giapponese, un anime giapponese che si chiama Beastars. Okay. È una cosa di animali antropomorfi che frequentano un'università di teatro, poi tra l'altro. Okay. È una cosa molto, no, molto interessante, molto filosofica. Ci È un qualcosa col Giappone che mi collega col che Giappone ti collega, in, che ti in maniera affascina. Indiretta. Tra l'altro anche la lingua, mi piacerebbe studiare il giapponese. Amo il sushi. Dopo i biscotti, la cosa il che... Il sushi è una cosa proprio che ti piace. Sì, tantissimo. A Daniele, tu pure che sei un amante di sushi. Sì, vero. Andate con Bruno Petrosino, andate a mangiare il sushi allora. Va bene. Anche così. Se non sono molto di compagnia quando sono a sushi. Perché se, ma non ti preoccupare, perché pure Daniele quando sta là è impegnato a mangiare. Esatto. Non ti credi, giusto Daniele? È vero. Quando stiamo là, noi siamo andati una volta a mangiare il sushi qui vicino, c'è un buonissimo ristorante. Cioè, Daniele, a un certo punto, siamo seduti. Fine della storia, ecco.
Dunque, siccome mi hai detto che tu con la cucina non te la cavicchi tanto, immagino che ti sia successo pure qualche disastro in cucina, di la verità. Che hai combinato? Hai bruciato qualcosa? Che ho Sicuro, me lo combinato? sento. Ultimamente, appunto, ultimamente essendo Mangiando in biscotti dice quei no. biscotti, beh, però cascano le cose, Però cascano le casca briciole. le briciole, cascano Non mi sembra con Bruno Petrosino. qualche, sì, qualche volta è cascata l'acqua, cascate oppure qualche sapore strano, Ecco, qualche sapore strano. E allora devi dire, non sentirti solo perché succede a molti. E allora torna anche per questa puntata, guarda qui, la nostra rubrica Cucinare male. E voilà, ecco, a proposito di sapori strani, qua secondo me c'è qualcosa pure di nucleare, credo. Ecco, l'autore di questa fotografia chiaramente non si firma perché la dignità prima di tutto, Io lo farei però, perché invece mi questo verde ti magnifico, sì, affascina, tu, tantissimo, dici che ti affascina. tantissimo, E sì, vabbè, lo comunque. proverei, Addirittura lo proveresti. sì. Insomma, a me non è che mi dà tutta, sta fiducia, però insomma, mai dire Ma mai. che cos'è Non tutto si è capito, so di pomodori, quello questo? Quello sicuro, sì. ma tutto il resto non lo sappiamo. Comunque, grazie ancora. Io vi ricordo che, come sempre, se vi succede qualche disastro in cucina, non ve la prendete troppo. Scattate una fotografia e partecipate alla nostra rubrica Cucinare male. Bruno, io adesso ti metto qua tutti i nostri piselli con lo scalogno. Anzi, ne lascio pochi pochi, così poi dopo ci decoriamo. Appena appena un'amalgamata, giusto per, voilà, perfetto, così ci siamo. La pasta intanto è arrivata a cottura, la possiamo scolare. Dai pure a me, ecco qua, questo appoggialo, anche lì. Scolo direttamente la pasta senza utilizzare lo scolapasta perché un po' di amido ci fa gioco, ci fa quella bella cremina che tanto ci piace. Olè, attenzione. Aspetto molto L'aspettetto dice interessante. Sì, invitante, sì. eh? Eccoli qua, questi spaghetti che abbiamo preparato oggi in compagnia di Bruno Petrosino, che in questi giorni è impegnatissimo con le prove a teatro. Dio Elena. Dio Elena. Scena dal 26 al 29 maggio, giovedì Benissimo. domenica, al Teatro Lo Al Spazio. Teatro Lo Spazio, zona, San ricordiamolo, Giovanni. San Giovanni, così ti veniamo anche a vedere. Allora, guardate qua che meraviglia il nostro Bruno. Questo sarà è il tuo primo piatto che hai preparato. Dai, facciamo così, Sì, aiutato, ma. si leggono su, ovviamente si leggono Comunque c'è un su una profumo buonissimo, tra mano. l'altro, C'è veramente un buon profumo. Interessante. Allora, adesso andiamo con. Impiattiamo la nostra carbonara di piselli. Come sempre io vi invito a riprovare questa ricetta, dopodiché a taggarci sulla nostra pagina, sulle nostre pagine social, la pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV, ci taggate che ci fa piacere, così rivediamo come avete rifatto questa ricetta. E magari se l'avete anche un po', non so, personalizzata, se gli avete dato carattere. Allora, andiamo con qualche pisellino adesso sopra, così. Olè. E voilà. Un tocco di verde che non guasta mai, facciamo un po' di ordine. Signori, questo è la carbonara di pisellini preparata insieme al nostro Bruno Petrosino. Se vi piace, appunto, Assolutamente sì, rifatela e fateci sapere. Io ti faccio un applauso per il grande aiuto perché l'abbiamo preparata insieme, l'abbiamo grazie a te, preparata ma veramente insieme. il tuo aiuto è stato fondamentale, Fondamentale, ma decisamente. adesso aspetta il nostro giudice supremo, colui che dà i piatti a tutte le ricette. Stiamo parlando di Daniele Ricciuto. Mio caro Daniele, questa ricetta che mi dici? 8,5. 8,5, ti sconfinfera? Sì. E Senti, ma la porzione mi sa è troppo piccola, vero? vabbè, poi Dopo mettiamo l'altra. la mettiamo altra e Sì. te la rifaccio.
Bene, bene, bene. Allora, grazie a Daniele, ma soprattutto grazie al nostro ospite di oggi, Bruno Petrosino, in nostra compagnia. È stato un vero piacere, veramente. Anche Grazie, reciproco, molto grazie. divertente. E allora, in bocca al lupo non si dice un'altra cosa. Tre volte l'ho detta, ho tappato la bocca, per cui per il prossimo spettacolo ti veniamo sicuramente a vedere, va bene? Vi aspetterò e Tu intanto, dopo lo spettacolo, fai un po' di pratica in cucina, perché quando vuoi, lo sai, qua sei il benvenuto, ok? grazie. Grazie ancora a Bruno Petrosino, grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Noi salutiamo sempre facendo con le dita il numero del canale, che è il 264. E allora, dal lunedì al venerdì, ore 11:30, minuto più, minuto meno, in compagnia dei nostri ospiti straordinari, io vi aspetto sempre qui, sempre sulla 2, 6, 264.4. Ciao ciao! Grazie, grazie, Ciao, grazie mille. grazie a te. È stato un vero piacere. Grazie.